Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo unboxing di Eurogamer.it. Oggi abbiamo con noi questo ospite d'eccezione, la Kinect Edition di Far Cry 4. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali social, quindi Facebook, Twitter, G+, ovviamente il canale YouTube, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre news e su tutto ciò che riguarda il mondo dei videogiochi. Allora, vediamo un po' insieme cosa c'è qua dentro. Non l'ho ancora aperta, quindi l'apro con voi. Come vedete, l'edizione Xbox One. Togliamo la rivestimento esterno, in cui troviamo scritte troviamo scritte i contenuti per quanto riguarda anche i DLC. Al suo interno, infatti, leggo con voi, troveremo anche la redenzione di Hulk, ovvero tre missioni dense d'azione. Annienta i tuoi nemici con questo fantastico lancia arpioni. Bene, questo poi lo vedremo dopo. Poi vediamo un po', non mi sembra ci siano altri DLC particolari, perfetto. Quindi questo lo possiamo appoggiare qui accanto a me. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Una bella grossa come edizione, devo dire, un bel cartone tutto rugoso, sembra una scatola di legno quasi. Allora, per prima cosa sveliamo questo piccolo comparto segreto. Voilà! Come vedete, contiene il gioco. Eccolo qua. Il gioco ce l'abbiamo. Poi contiene, questo è un taccuino di viaggio. Vediamo un po' se è un taccuino dove si può scrivere o se c'è già scritto qualcosa, tipo finta pelle con questo laccettino. Oh, perfetto, è un taccuino completamente bianco, tipo quelli Moleskine per prendere gli appunti, molto carino devo dire, molto figo. Addirittura con la chiusura fatta a forma di coltello, di tipo machete. Ve la faccio vedere meglio, poi dopo magari vediamo un po' altri dettagli. Questo lo mettiamo qua. Poi abbiamo un poster di propaganda. Da una parte abbiamo la scritta, come vedete, Far Cry 4, e dall'altra abbiamo un poster di propaganda di Pagan Min. Voilà, e questo l'abbiamo messo. Lo mettiamo qua. Poi abbiamo una cartina del gioco con tutto il kit. Eccola qua, in carta molto spessa, un po' pesante, carta pesante. E voilà, questo lo spostiamo qui, ci rimettiamo dentro queste cose, questo lo appoggiamo qua. E andiamo adesso al pezzo forte, che è ovviamente la statuona. Togliamo due fermi di cartone. Adesso estraiamo. Ah no, si apre direttamente da qua, scusate. Addirittura si apre così. Mamma mia, bellissima. Diventa un diorama praticamente. Si apre così la scatola. Questo lo spostiamo. Questa parte si apre. No, questa parte non si apre. Perfetto, allora l'abbiamo così, questo lo appoggiamo qua, e questa è dunque, eccola qua, la mega statuona di Pagan Min, che se ne sta bello bello su una specie di elefante di pietra con tanto di Kalashnikov, lanciarazzi, un po' di colpi, eccolo qua. Che ve ne pare? Ottimo per il vostro salotto, dà veramente un tono all'ambiente. Quindi lo mettiamo qua. E voilà, quindi ricapitolando, abbiamo il gioco, i contenuti speciali, ovvero tre missioni aggiuntive e l'arpione. Poi abbiamo il taccuino, abbiamo la mappa del Kirat, abbiamo il poster di propaganda, e ovviamente, ribadisco, la statuona di Pagan Min seduto su un elefante in pietra. Questo era tutto per questo unboxing, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima occasione. Ciao a tutti!